Ciao amiche e amici della vostra Gattaluna, inquadratura leggermente diversa dal solito perché mi sono messa in questo angolino dove c'è questa luce su me molto carina qui dietro il TV. Ma qui la TV la vediamo praticamente per vedere un po' di notizie su TG24, Rai News 24 come si chiama, oppure per, e io poi alla sera per vedere un posto al sole, poi per il resto la teniamo spenta come elemento di decoro, decorativo. Va bene, dunque, no, sono dovete così perché ho una gamba appoggiata sulla sedia perché ho camminato tanto e un po' indolenzita. Niente, l'argomento che affrontiamo stasera, ma argomento per carità assolutamente futile, perché in molti mi avete chiesto, ma insomma, occhio a non demonizzare il sole fa bene, eccetera, eccetera. E allora vi volevo un po' dire come nel tempo è cambiata il mio utilizzo, l'opinione che ho dell'abbronzatura su di me, naturalmente. Ecco, poi approfitto che del fatto che sono un pochino truccata e che sono uscita stasera e quindi ho detto ciaffa, c'è il momento giusto per fare il video. Dunque, devo dire che quando ero proprio bambina, noi siamo sempre andate al mare, la montagna l'ho scoperta solo da giovane, adulta, oppure poi da adulta. E l'ho apprezzata tantissimo e ho passato delle estati stupende in montagna. Ho fatto anche un video uno o due anni fa in cui dicevo il mio rapporto con la montagna, soprattutto alcune località che amo molto, eccetera. Chi fosse interessato sul mio canale può trovare. Il titolo era proprio più o meno il mio rapporto con la montagna, robe del genere. E quindi dicevo, quando eravamo molto proprio ragazzini, credo di essere, dunque sono andata, mi hanno portata al mare proprio perché abitavamo vicino al mare, che avevo 40 giorni, proprio piccina, quindi un mese qualcosina. Naturalmente non mi esponevano al sole, mi tenevano sotto l'ombrellone e poi mi facevano anche fare il pisolino nella cabina in braccio alla mamma. Diciamo che all'epoca l'andare in spiaggia si considerava unicamente se andava al mattino e si veniva via, se non al tramonto, giù di lì. O forse in alcuni casi, quando per esempio siamo andati ad Ascia Marina, che ero bambina, facevamo avanti e indietro, forse mattino e pomeriggio, può darsi, ne ho parlato comunque in alcuni miei video. Ma stando al tema abbronzatura, quando ero appunto piccola e quindi andavamo o al mare nelle spiagge vicine a Napoli, nel napoletano, oppure poi quando siamo andati ad Ascia Marina per qualche anno, mi sembra di ricordare, non sono sicura, non usavamo alcuna protezione se non l'olio d'oliva, che in realtà c'è come friggersi, no? Non è una cosa che vada molto bene, ecco, in qualche modo. Ricordo che quando ero un po' più grande usavano tanto i solari al bergamotto, ma poi si scoprì che praticamente aveva proprietà ustionanti. Ci furono anche dei casi di ustioni gravi, vabbè. Però io avevo usato, perché non era ancora proibito, poi l'hanno proibito, un solare al bergamotto, mi pare che fosse di Bottega Verde o dell'Erbolario. Niente di male, perché era consentito usare il bergamotto. E devo dire che già però avevo 25-30 anni, mi abbronzai come mai in vita mia, diventai di uno scuro pazzesco. Comunque, da bambina, visto che ero bruna, di carnagione, e diventavo molto 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 scura, poi grazie anche all'olio d'oliva che la mamma friggeva i suoi pesciolini. Poi in realtà un po' più, però diciamo, io non è che ci tenevo l'abbronzatura. Certo, ero gratificata al fatto che si tornava a casa e tutti mi dicevano che bella morettina, eccetera, eccetera.
a come sta bene, gli occhi chiari, sull'abbronzatura, eccetera. E, però non so quanto me ne potesse importare. Mia mamma si sentiva gratificata e le faceva un sacco di complimenti per questi figli con i capelli scuri, gli occhi azzurri e così belli mori di pelle, scuriti di pelle. Anche mia mamma diventava nerissima, mio padre non ne parliamo. Però a mia memoria, diciamo, l'unica cosa che usavamo era l'olio d'oliva. Fu un po' più in là, già ci eravamo trasferiti a Milano, che mio padre scoprì, visto che poi lavorava per una grande multinazionale del commercio, dei grandi magazzini, scoprì i solari, le creme solari. E mi ricordo che c'era una crema solare che si chiamava Bronze Lustre e dava effettivamente, non so cosa contenesse, penso cose terrificanti, dava effettivamente una abbronzatura molto lucida e molto molto intensa. Non so se contenesse dei coloranti, non lo so. E nostro papà ce ne faceva usare ogni tanto un pochino solo sulle spalle, perché poi non è che si mettesse su tutto il corpo, a mia memoria, si metteva sulle spalle, forse sugli avambracci, qui sul petto, però mi sembra per esempio sulle gambe di non averla mai messa, forse sulla schiena e poi forse sul naso, qui sulle guance, non lo so, comunque. E si chiamava Bronze Lustre. Non esisteva SPF, non esisteva nulla, nada de nada. Però stiamo parlando sempre di un'epoca in cui a me non è che me ne importasse, perché ero piccola, non so, non mi interessava. Però se mi dicevano di mettermela oppure me la mettevano, io me la facevo mettere, non c'era problema, eccetera. Dopo mi facevano tanti complimenti, ero tutta contenta. E diciamo che invece, quando ho avuto un po', diciamo, l'età della ragione, ma proprio rispetto anche a quella che era il prendere il sole, stare esposta al sole, diciamo che grosso modo, a mia memoria, è stato nel periodo in cui andavamo a Falconara Marittima e poi siamo andati anche a Misano Adriatico, forse un paio d'anni, e c'era anche il nostro papà con noi. E praticamente lui ci comprava e voleva che usavamo la protezione solare. Non mi ricordo anche qui SPF, se c'erano, comunque erano tutti molto bassi. Ricordo che il 6 era il massimo. E lì ho cominciato un po' a tenerci l'abbronzatura perché diventavo bella nera nera. E facevo le gare di abbronzatura con mio papà, che diventava più scuro perché partiva anche da una base più scura della mia, perché io ero, diciamo, ero sicuramente chiara, non chiarissima, cioè diafana come le donne con i capelli rossi, non lo sono mai stata. C'è sempre stata un po' una nota un po' olivastra, forse anche un pizzichino dorata. Ecco, non ho mai avuto quella abbronzatura rosea o che passa attraverso il rosso prima di diventare, di tirare al marrone. Io andavo direttamente dal beige chiaro al beige intermedio, il beige un po' più scuro, il beige intenso, marroncino. E quindi appunto mettevo la protezione solare. Mi ricordo per esempio che avevo un paio di pantaloncini, si chiamavano hot pants, di pantaloncini molto belli, comprati nella, appunto, una mia carissima amica Daniela, praticamente sua nonna aveva un negozio di abbigliamento di lusso per bambini in come si chiama quella strada che poi va a finire, Lucio, quella strada a Milano che va a finire in Piazza Cinque Giornate. Era Cenisio? No, più famosa ancora. Indipendenza? Corso Indipendenza forse, sì. Concordia? No, Corso Indipendenza. E lei aveva una boutique appunto di abbigliamento di lusso per bambini. Io ero già, diciamo, 14enne, ecco. Però arrivavano proprio, la taglia massima era 14 anni, quindi riuscivo a comprarmi qualcosina.
Poi a me, diciamo, la nonna mi faceva lo sconto perché era roba che costava tanto. E avevo questi stupendi pantaloncini che ho usato e strausato per anni, che avevano un piccolo risvolto, erano di un tessuto che era una specie di crepe de chine si chiamava, che era come una seta ma bella sostenuta e non liscia, non ti sgusciava dalle mani, ecco. Era come un po' opaca, ma era un tessuto meraviglioso, era molto belli, devo dire, mi stavano bene. E mi ricordo che avevo proprio sull'ombelico la pancia stranera che contrastava con i pantaloncini bianchi, no? Proprio si vedeva, insomma. Poi vedevo certe volte che mi veniva un po' di panciottina a causa delle gustose pastasciutte della mamma, vabbè, però insomma, ma a parte ciò comunque non ero assolutamente, sempre stata una ragazzina snella, ma comunque poi uno è com'è, non ci interessa. Sia come sia, e però diventavo bella nera e diciamo quello che cominciava un po' a interessarmi dell'abbronzatura è che la gente ti dava dei feedback positivi, come stai bene, o tornavi dal mare, oh, guarda che pancia scura, mamma mia, le gambe come sono nere, e quelle cose così, insomma, mi sentivo tutta super super super. E quindi anche mio papà mi diceva, io andavo in brodo di giugio, mi diceva, ah, sta creatura come diventa nera, eccetera. E quindi cominciavo un po' a tenerci metà tipo tra i 14 e i 16 anni. E poi ho cominciato anche un po' a interessarmi alle creme solari, quali potevano essere quelle che si potevano usare, eccetera, eccetera. E dopo lì, negli anni successivi, comunque andavo sempre in vacanza con i miei, sempre al mare, sempre sull'Adriatico, e cominciavo appunto ad avere la mia crema solare. Ma io ricordo questi fattori protettivi, forse 4, usavo la 4, boh, chi lo sa. Comunque non c'erano più di 6. Anni e anni dopo uscì la 8, la 9, che si comprava in farmacia di alcuni brand, che si acquistavano solo in farmacia, tipo forse Vichy, non so se esisteva già, che si acquistavano solo in farmacia, avevano questi fattori di protezione 8 o 9, che molti dicevano, ma no, non usarli, che resti bianca, non ti abbronzi. E poi vennero gli anni 80 e ci tenevo, insomma, vennero gli anni 80 e poi ancora di più gli anni 90, dove l'abbronzatura divenne una vera e propria fissazione. Se d'estate non eri abbronzato, non eri nessuno. E mi ricordo che tantissime mie amiche, non parliamo poi degli adulti, facevano le lampade, le famose lampade, che si diceva quello lì è lampadato, guarda quella ragazza come si lampada, si usava proprio come verbo. E quindi come c'erano i paninari che avevano i loro giubbottoni, andavano a mangiare dal McDonald's, no? Erano quasi sempre lampadati, cioè avevano almeno sulla faccia, erano magari abbronzati tutto l'anno. Infatti si ridacchiava un po' di quei ragazzi o di quelle ragazze che erano lampadati, poi però avevano le mani bianche. E anche molti personaggi televisivi venivano un po' presi in giro perché erano super super abbronzati sul viso, proprio perché facevano le lampade, gli facevano la lampada veloce prima di andare in scena o prima di una trasmissione per non arrivare proprio bianchi, e però avevano le mani non abbronzate. Ecco, lì venne la fissazione. Qual era il problema? Il problema era fondamentalmente che quando tornavo, a quel punto io già lavoravo, quando tornavi dalle vacanze, dalle ferie, mamma mia, se non eri abbronzato ti mettevano in croce. E allora a quel punto, devo dire, per me divenne un pochino una fissazione. Come per le mie colleghe, le mie amiche, dovevamo sempre stare al sole, ci mettevamo sempre fronte sole, se si mangiava qualcosa in spiaggia però dovevamo cercare di stare sempre al sole, insomma una specie di fissazione. E anche per me, quando magari poi ho avuto una famiglia, mi sono sposata, ho avuto dei bambini, i bambini li proteggevamo, ci mancherebbe solo, però
mi ricordo che hai voglia, mi stavo insomma al sole, dovevo tornare abbronzata. E a volte esageravo anche un pochino, tanto è vero che mi ricordo che di frequente mi veniva un eritema proprio qui sul décolleté. Che sapete che poi l'eritema, se non è curato bene, l'anno dopo tende a ripresentarsi. E infatti fu per anni un vero e proprio problema per me, e quindi ho cominciato a comprarmi un fattore di protezione più alto proprio per proteggere il décolleté. E devo dire però che rimasi malissimo, perché non so che tipo di componenti, ingredientistica avessero queste creme. Fatto sta che usai un anno una crema comprata in farmacia, fattore di protezione 9, e tornai a casa appena abbronzata. Ci rimasi malissimo perché un po' mi sembrava di essere abbronzata. In realtà, una volta tornata sul lavoro così, tutti che mi dicevano: ma sei bianca, ma come mai, è stato brutto il tempo. Oh, c'era sempre quella collega un po' malignetta che diceva: mi pare che dovevi, tu ha piovuto. Vabbè, sono sciocchezze. Ne parlo, intendiamoci, con la dovuta leggerezza. Però appunto eravamo proprio veramente, per alcuni era una fissazione. Si era creata proprio una vera e propria quasi patologia di chi doveva sempre stare esposto al sole. Non so, si andava a bere un caffè e dovevano stare esposti al sole, no? Oppure dovevano andare a fare la spesa o andare a comprare il pane sotto casa. Se su questo marciapiede c'era il sole e di là no, e sceglievano il marciapiede dove c'era il sole. Insomma, una fissazione. Gli anni 80-90, chi li ha vissuti come me già adulta, anche ragazza, giovane, ricorderà sicuramente la fissazione per l'abbronzatura. Che cosa è cambiato per me? Per me è cambiato, diciamo, un po' con la maturità. Il figlio si è sempre protetto la pelle, tuttora quando va in piscina scrupolosamente mette l'SPF 50, mette anche il doposole, si porta dentro il gel all'aloe, se dovesse essere qualche arrossamento. La figlia lo usa sì, lo usa no, sulle spalle, sulla faccia, non particolarmente, diciamo, non come vorrei io, ecco, perché non è tanto per le rughe, le macchie, alla sua età, anche se bisognerebbe cominciare per tempo a proteggere la pelle, ma anche perché costituisce un vero e proprio pericolo il sole, senza volerlo demonizzare, perché un po' di sole lo dobbiamo insomma assorbire, ci fa bene, eccetera, però l'eccesso o soprattutto l'esposizione nelle ore più calde, tipo tra mezzogiorno e le tre, no, mezzogiorno e le 3:30, che sono le ore dove i raggi diventano più penetranti. Molti dicono: sì, ma ti abbronza di più. Sì, però sono anche raggi che diventano così penetranti che sono pericolose, che proprio penetrano nel derma. Smentitemi se è diverso, io non sono un'esperta. E quindi ho cominciato a stare attenta. Quindi i bambini li proteggevo comunque, certo con la crema, ma poi soprattutto col cappellino, e poi non li portavamo in spiaggia nelle ore più calde. Ecco, perché chiaramente i bambini, poi neonati non ne parliamo, neonati non si portano in spiaggia, se non magari dopo le 18, per bagnarli magari un po' i piedi nell'acqua di mare, o per tenerli sotto l'ombrellone e farli un po' sgambettare sull'asciugamano. E quindi lì diciamo intorno, credo di poter dire intorno ai 35-40 anni, ecco, dopo i 40 ho visto la comparsa di qualche macchia solare, perché abbiamo preso in affitto un anno intero una casa qui in Liguria, a Chiavari, e cosa succedeva? Venendo molto spesso, l'esposizione al sole divenne stratosferica,
per un anno, voi direte, ma solo per, sì, solo per un anno, ma mi vennero, insomma, praticamente le macchie che ho qui si sono formate tutte in quell'anno lì, sostanzialmente sì. Non c'erano prodotti specifici per le macchie, io usavo la protezione, ma non c'erano le protezioni così elevate. Poi devo dire la verità fino in fondo, dopo quell'anno che con la protezione 9 tornai a casa un po' bianca, diffidavo, non volevo prendere una protezione troppo alta. Però avevo questo problema dell'eritema, finché un'estate mi sono stufata, ormai credo avessi già una quarantina d'anni, forse anche di più, mi sono detta, vabbè, mi sono stufata, me che me ne importa, non voglio avere più sto maledetto eritema. E così ho cominciato a mettere la protezione 50, però cosa facevo? Mettevo la protezione 50, poi quando ero abbronzata passavo alla 30 e magari anche alla 20. Sbagliato, perché comunque poi l'eritema faceva capolino. Ricordo un anno mi era proprio venuta tutta la mantellina sotto pelle di sti puntini, che poi a casa ero dovuto andare dal dermatologo, mettere creme, pomate, per andare via un mese. E anche un certo costo di creme, eccetera. Allora fu risolutivo l'utilizzo dell'SPF50 durante tutta l'esposizione. Quindi questo treno merci molto. Quindi a quel punto ho iniziato la protezione, a usare la protezione 50 dall'inizio alla fine della vacanza senza differenza. L'eritema, devo dire, speriamo, non è più comparso. Tanto comunque un po' di colore viene, poi ripeto, se uno deve avere macchie, rughe o peggio, meglio evitare. Comunque con la saggezza ho smesso appunto di espormi troppo. E quindi attualmente faccio così, come voi ben sapete, utilizzo sul viso la protezione 50 per tutto l'anno, uso proprio delle creme specifiche che sono poi magari un po' adatte, ecco, soprattutto adatte, che non lucidino per stare sotto il make-up. E poi adesso ci sono anche dei prodotti per le emergenze. Mi sono dimenticata la crema solare, si può spruzzare anche sopra il make-up, fa Garnier, mi pare. E ok, e poi questo lo uso tutto l'anno, mentre invece durante le vacanze, che sia mare o montagna, metto l'SPF 50 su viso e corpo. Sotto il solare uso sempre un idratante, ma se siete interessati a scoprire quali sono i solari che ho usato quest'anno, ho fatto un video apposta. Va bene, la pianto lì, questo è quanto, se no c'è come fa il Carletto, che tiene su maglietta e pantaloni, si fa le sue passeggiate, ha la cosiddetta abbronzatura del muratore, si chiamava una volta, cioè è abbronzato dalla metà manica e fino alle mani, e poi abbronzato sulla faccia, sulla nuca, e poi abbronzato da metà coscia fino al piede. Poi per il resto non è che non sia abbronzato, qualcosa sì, perché poi un po' in costume c'è stato, però non particolarmente. Quindi non mette nessuna crema, anche perché francamente non si espone in pratica, sta sempre sotto l'ombrellone, quando fa le passeggiate le fa sempre all'ombra, quindi stringi, questo è. Come vedete, infatti, io adesso sono gli ultimi giorni di vacanza, sono nera, non c'ho nera, sono un po' scuretta, ma non scurissima, non me ne importa un fico secco, va bene così. Amiche e amici, per ricordatevi che bisogna sempre fare quello che ci fa stare bene. Alla prossima, eh!